Ah, questo che penso che fosse il 25 marzo, sì, del 2011, per l'avvio della sperimentazione. Ci sono voluti, cosa sono, 91, 20 anni esatti di lavoro. Ma non l'avevo buttato via, è tutto il lavoro già pronto adesso. Per questo tipo di sperimentazione verso cui andiamo, guardate, ci hanno dato dei matti per la sperimentazione sulla SLA, ci siamo arrivati. Non so cosa succederà, però l'abbiamo fatto. L'intenzione è di arrivare a fare la sperimentazione sulle lesioni spinali. Non posso promettervi che ci arriveremo, ma se non ci sparano io credo che ce la faremo. Questo è, scusate perché poi il dolore è sempre un viso, in questo caso il viso l'ho cancellato per motivi di privacy, poi lui è venuto quando abbiamo comunicato i primi risultati, perché la sperimentazione ha già completato il primo gruppo, questo è Marco, il nostro primo paziente di Cesena, 31 anni con la SLA. E questo è Monsignor Paglia che io faccio vedere, non perché io sia pro chiesa, come dico, no, così dice Paciapile. Io sono un agnostico, mi chiamo Angelo Esco, ma sono completamente agnostico. È perché quel signore lì a sinistra, senza di lui oggi non ero qui, Fabrizio non era qui e non c'era la sperimentazione sulla SLA. Non posso dire quante cose abbia fatto, tutte nell'illecito, ci tengo a precisare, ma io che sono un agnostico, mi chiamo vescovo, vi devo molto al vescovo Monsignor Paglia di Terni, che adesso non è più a Terni. Questo è il trapianto, eccolo qua. Questo è il midollo del paziente, questo è l'ago e questo è il device che porta l'ago con le cellule nella posizione giusta. Questo colpo secco è fatto per non danneggiare il midollo. Non si, guardi bene, non si fanno danni in questo modo, è incredibile. Poi si sfila la guida e qua dentro questa melassina che vedete, questa cosa biancastra qua, sono le cellule che la pompa lentamente sta pompando. Ieri abbiamo fatto esattamente, questo non è l'intervento di ieri, era ancora più pulito, l'abbiamo fatto nel midollo cervicale, cioè nella parte alta. Questo è l'ottavo paziente, il secondo che riceve iniezioni in una zona che voi sapete quando c'è una lesione spinale alta si ha la tetraparesi. I pazienti si svegliano senza danni, il secondo si è svegliato anche lui senza danni, sta bene, e prima stavo corrispondendo con la... non c'ho il social network, stavo scrivendo alla neurologa, okay, chiedevo questo, quello, quello. Per il momento il primo gruppo, 6 pazienti, trapianto nel midollo lombare, meno rischioso, non abbiamo avuto effetti collaterali. Abbiamo già fatto 2 pazienti con il trapianto cervicale. Noi in totale faremo 18 pazienti, il primo gruppo quindi è già stato fatto, abbiamo iniziato il secondo, sono 2 pazienti, entro dicembre saranno 4, entro febbraio sarà chiuso il secondo gruppo, entro luglio-settembre sarà chiusa la sperimentazione di fase 1, chiederemo la fase 2, quindi per cercare di vedere l'efficacia, se non abbiamo problemi con le cellule. Ad oggi non abbiamo avuto effetti avversi, la sperimentazione di fase 1 serve semplicemente dopo aver avuto il permesso da normalmente un comitato etico, noi ne abbiamo passati 5 perché non ci piace complicata la cosa, serve non a vedere gli effetti neurologici, sono questo grafico astruso che comunque noi andiamo a valutare, ma a dimostrare che le cellule sono sicure e il trattamento è sicuro per il paziente. È solo nella fase 2 e 3 che si fa vedere l'efficacia, quindi noi non abbiamo curato nessuno, ma siamo arrivati nel paziente con una tecnica che adesso va solo riprodotta gli ultimi tratti per gli altri aspetti che competono alla sclerosi multipla, che penso depositeremo la richiesta fine anno, gennaio, febbraio massimo, tumori per esempio cerebrali, che anche quella sarà nel 2015, o lesioni spinali. Ci sarà una prefiltrazione specifica, ma tutto quello che a monte è stato fatto è già servito a questo, manca solo la parte sui materiali. Le conclusioni del primo gruppo erano queste, è sicuro, noi addirittura abbiamo effetti collaterali minori di quello di un trial simile non uguale, che fanno negli Stati Uniti. Essenzialmente il nostro effetto collaterale al momento, all'inizio, era dolore post-operatorio per 3 giorni, ovviamente si tratta di aprire una vertebra. Adesso non si apre neanche più la vertebra in quel modo, si fa una laminotomia, mi hanno detto, e quindi non abbiamo più negli ultimi casi avuto nemmeno quello. Purtroppo i primi pazienti che noi abbiamo fatto sono tutti pazienti quasi terminali, per cui 3 sono morti perché il trapianto nel midollo lombare non blocca la malattia, assolutamente non è previsto. È previsto per il cervicale, se si va, questo non ve lo posso garantire, però la sperimentazione è in corso, tant'è vero che è stato autorizzato il secondo protocollo, che appunto era il secondo gruppo. Io spero di essere, io ho finito adesso praticamente, di avervi dato la percezione della complessità. Io, cioè, il mio problema è che io sto diventando vecchio, sono 32 anni, 33 anni che faccio questo lavoro, 34 ad aprile che faccio questo lavoro. E io poi mi trovo alla fine, sempre i pazienti mi dicono, sì, ho capito, giustamente, ma la sperimentazione sull'uomo, allora è una cosa di una, è complicatissimo, prima dal punto di vista scientifico, poi dal punto di vista normativo, ma il percorso siamo al 70%, quindi si può andare avanti.
le risorse sono state sempre estremamente limitate. Il fatto di aver fatto questa sperimentazione di fase 1 mi sembra abbia cambiato veramente il tono, nel senso che noi adesso probabilmente riceveremo qualche finanziamento da qualche grande gruppo, non cose stratosferiche, ma almeno di avere una quantità di denaro base per garantire almeno gli stipendi e andare avanti in maniera pianificata, perché noi non possiamo mai pianificare niente. Io sto fermo 2 anni e poi l'abbiamo messo in laboratori affittati da me in Bicocca su altri finanziamenti, perché non c'era modo di farlo entrare in guardia. Poi vi sembra una cosa razionale, eppure va avanti così. Allora, io imparo a risolvere i problemi prima che arrivi, no? Questa è stata una famosa, tecnicamente, se mi si passa il termine, siamo in diretta streaming, però se quello l'ha detto vaffanculo, io posso dire è stata una botta di culo, si può dire, no? È stata una botta di culo, è stata una botta di fortuna, neanche tanto fortuna, ci abbiamo lavorato. Lui dovrà produrre i suoi materiali in una GMP, anche lui. E il problema è che non è la GMP di Terni, perché non è costruita per quello, è un po' diverso. Allora, quello che vedete qua si chiama Isbrenit, è un istituto che ho progettato io con i miei collaboratori, con Fabrizio, è un intero istituto che ha la cell factory, il laboratorio, lo stabulario per fare gli esperimenti, tutt'uno, e che beneficia del lavoro fatto a riguardo. Quindi stiamo creando un network nazionale, senza supporto di nessuno, infatti io sono Marco e anche lui, in cui diversi ospedali, centri di ricerca concorrono a portare questa cosa complicata in un midollo che è grosso così e che è danneggiato. Tutto intorno ci sono degli istituti, ci sono 30 anni di lavoro, questo è l'ultimo arrivato, viene completato per regola con 15 milioni della comunità europea, un finanziamento ottenuto 2 anni fa, viene completata la costruzione in corso piena, sta andando benissimo, fine 2014, tra un anno è finito. Va certificata la Cell Factory per produrre, scusate, la GMP, la Good Manufacturing Practice Laboratory, il laboratorio dove lui dovrà produrre i polimeri, ma è già in fase di costruzione. Nel momento in cui lui dovrà produrre i dati regolatori per portare anche i polimeri insieme alle cellule, il laboratorio ci avrà già la Cell Factory della GMP pronta. Questo non serve per descriverlo, serve per darvi un'idea della complessità. Questo è un foglio di uno dei 4 piani di un istituto che è poi in questo momento basato giù a San Giovanni Rotondo, è un intero edificio nuovo che stiamo costruendo con questo finanziamento interamente della comunità europea, quindi non costa niente al contribuente italiano, anzi porta dei denari in Italia e porta ricerca, porta competitività. È disegnato per sviluppare sperimentazioni umane, in primis il primo processo che entrerà sarà quello dei materiali, perché il progetto è stato adottato a San Giovanni Rotondo. Io ho finito qua, però io veramente, se volete io adesso ricomincio e faccio la parte scientifica, mi mettete qua anche i miei colleghi, stendo, perché il mio lavoro mi piace tanto, non l'ho fatto oggi perché non volevo rendere cose astruse, non scambiatemi per un venditore di fumo, io ho la passione del mio lavoro e sono anche un po' emozionato a dire che mi ha un po' commosso vedere quello che ha fatto lui, perché quello del canale Pendimane non lo sapevo, infatti non me l'ha fatto vedere adesso, un po' mi sono... Mi sono anche reso conto di una cosa in questi anni, che purtroppo non ci si può fidare, lo dico a malincuore, delle promesse di alcuni personaggi, prima. Due, è molto difficile lavorare pianificando con i finanziamenti di ricerca istituzionali, forse anche quelli europei, perché c'è un'indaginosità nel report, nel richiedere i finanziamenti che arrivano magari un anno e mezzo dopo, devono venire spese con determinate regole, sacrosante per prevenire i furti e le storture che sono avvenute negli anni, anche lasciamo perdere, che sono avvenute negli anni da parte di molti personaggi un po' particolari, e quindi ci sono delle regole molto strane, molto lunghe, molto complicate, cioè i soldi non riesci a spenderli, per prendere il nostro esperto di nanomateriali per una parte di conversione di materiali in un certo tipo di materiale, 8 mesi per un concorso, questo se n'è andato a lavorare a Cambridge nel frattempo. Noi abbiamo creato un'associazione che si chiama Neuroton, non sono qua a fare la pubblicità, è solo per dirvi che dietro attorno a questo, questa rete che sta nascendo di laboratori, tutti slegati tra loro, che verranno legati da delle convenzioni, non deve essere matto a fare una cosa di questo genere. Cioè ci sono delle associazioni, quella che avevamo fondato con un signor padre si chiamava Neuroton, aveva promesso come obiettivo di portare la slide, la sperimentazione in clinica sulla slide. Quella era la promessa. L'ha portata fino in fondo grazie a donazioni proprio come queste. Neuroton ha cambiato recentemente nome, adesso poi ci sarà proprio un cambio di identità, ed è diventato Revert, dal concetto di ritornare a uno stato preesistente. Cioè io funzionavo, non funziono più, ti voglio riportare lì. Non comprende solo il midollo spinale, comprende tutte le malattie neurodegenerative, perché è stata la mia vita negli ultimi 30 e rotti anni. È costata molto anche a lui e a me in termini personali, ma è stata anche piena di grandi soddisfazioni. Ricerca, azione, questa qui è una parte un po' così pubblicistica,
però il concetto che intorno a cui ruota questa entità è che qualcuno pensa che la malattia neurodegenerativa sia senza ritorno, noi non siamo mai stati d'accordo, proviamo a dimostrare il contrario. È un po' diversa dalle solite associazioni perché non lavora per fare ricerca, che è importantissimo, il benemerito e tutte quelle che la supportano, ma per adottare progetti specifici. Quindi c'è la nursery di progetti, c'è la come si dice nursery in italiano? C'è l'asilo, lì sono le incubatrici, sì, dei progetti, sì. I progetti migliori vengono selezionati, vengono finanziati direttamente per andare sull'uomo, cioè non per fare la ricerca, fare la ricerca mi interessa quel gene lì, sì, ci sono altre associazioni. Questa è per sviluppare terapie, queste sono una serie di gadget. Io chiudo ringraziando la buona Letizia Mazzini, The Brain Scout l'ho chiamata, perché lei è la neurologa che si è occupata dei pazienti SLA. Credetemi, un paziente SLA, un paziente da lesione spinale brutto, un paziente SLA è la morte dell'anima. Io ho visto gente impazzire, neurologi perdere il senno, perché il paziente si progressivamente si paralizza, non è paralitico, si paralizza progressivamente fino a spegnersi all'interno di se stesso, con gli occhi che non si muovono nemmeno più, non comunica con l'esterno. Ci sono casi di questo genere. Letizia mi seleziona e mi ha, senza di lei come neurologo, perché ho avuto resistenze anche da alcuni gruppi, non avremmo fatto la sperimentazione. Sandro Carletti è quello con cui ieri abbiamo fatto l'intervento, è bravissimo chirurgo di Terni. Questo è Nick the Pirate, è Nick Bullis. Nick Bullis è un chirurgo che ha messo a punto un sistema per il trapianto del midollo, che era brevettato, ce l'ha passato grazie a Samuele Scausa, è venuto in Italia, gli abbiamo solo pagato il biglietto aereo, ci ha aiutato a mettere su la sperimentazione, la parte del trapianto. Nick, bisogna dargli un bacetto, è matto come un cavallo, oltre alla cuffietta sente la musica rap in sala operatoria, abbiamo dovuto cambiare l'anestesista, ci sono anche questi aspetti, perché ha dato i numeri che non lo voleva. Io ho finito, vi ringrazio, spero che abbiate compreso, volevo solo dire un'ultima cosa. Concettualmente sarebbe, correggimi se sbaglio, possibile in 3, 4, 5 anni, tra 3 e 5, io sono più su 3 e 4, arrivare ad avviare una sperimentazione di questo genere. Grazie di questa donazione senza la quale veramente non può andare avanti. Il tipo di finanziamenti richiesti per una iniziativa di questo genere è però dell'ordine di milioni di euro, ovviamente, di cui 15 sono già stati trovati. Ci stiamo organizzando, è per questo che avete visto Revert, per fare un cono di pressione sull'opinione pubblica, sulle istituzioni e sulle grandi agenzie anche, che spesso donano molto volentieri, a Glaxo, ripeto, ci ha dato una donazione di 1,5 milioni, siamo partiti con la sperimentazione, non ha chiesto niente, non l'ho più visti, proprio così, per poter avviare questa sperimentazione nel più breve tempo possibile. Poi se non sono 3, sono 5, si può fare in quel tempo lì, se sono 100 milioni si fa in 3 anni, se sono 100.000 euro si fa in 30 anni. Purtroppo su questo, scusatemi, io non posso farci niente e nemmeno lui, non si può fare proprio senza le risorse. Questo però non è un problema vostro, è un problema delle istituzioni che su questi temi non investono a sufficienza. E nel budget di alcune agenzie provinciali, regionali, comunali che salvaguardano il fiume tal dei tali, non fanno assolutamente niente, tipo 10 milioni di una che io conosco. C'è un anno in meno di attesa per i pazienti. Ma è possibile non riuscire in un paese come questo a far nascere una sensibilità nei confronti di una problematica che è centrale per quella che è la sofferenza degli esseri umani, dell'umanità, e di noi come specie? Perché, scusate, guardate queste malattie, queste sono post-traumatiche, non ne sono idea, ma quelle neurodegenerative stanno aumentando perché noi invecchiamo, l'incidenza aumenta in maniera spaventosa, per non parlare di tutto. È possibile dedicare le briciole alla ricerca? Sono colpevoli quei ricercatori che non si, scusate il termine tecnico, incazzano di fronte anche a volte alle telecamere. Io non sto facendo il politico qua e non lo faccio io, il senatore a vita, perché ho un lavoro da fare e non andrei a fare, però questo è la natura, è la the nature of the beast, anche la natura del problema. Non prendetela con noi se a volte diciamo 3-5 anni diventano 20. Scusate, quando andate a comprare una macchina nuova, ma quanti ingegneri l'hanno progettata? Però poi quando andate a comprare pagate 50.000 euro solo quella macchina lì. La ditta c'ha un giro di miliardi, si permette, e beh, perfetto, noi questo giro non ce l'abbiamo. Allora è giunto il momento anche di fare un cono di pressione sul legislatore, sulle istituzioni, perché non è pensabile che l'unica cosa che viene sempre tagliata in questo dannato paese è la ricerca. Voi sapete che non ci sono già più soldi per l'anno prossimo per la ricerca? È una cosa spaventosa. Dateci una mano in questo senso, per favore, però almeno non pigliatela con noi, perché guardate, almeno questi due imbecilli che ci sono qua oggi sono persone oneste, magari troppo entusiaste, magari a volte illusi di riuscire a fare delle cose, però
sembra che tra illusi e illusi siamo arrivati a un bel punto. Bravo, bravo Fiore, vi ringrazio. Beh, un piccolo passaggio, dopo se qualcuno ha qualche domanda e vuole chiedere qualcosa ai professori, lo facciamo naturalmente nei tempi consentiti. Mi permetto semplicemente di sottolineare una cosa. Io ricordo perfettamente quell'incontro di 2 anni fa. Ricordo perfettamente i vari passaggi e l'illustrazione che ha fatto Fabrizio Gelain nel quel canale di collegamento sulle cellule. Oggi ha portato qualcosa in più. Non è che sono passati 20 anni o 30 anni, sono passati 2 anni e questo fa alimentare la speranza. Senza laboratori. Fa alimentare la speranza. Noi sappiamo e siamo consapevoli di avere come interlocutori persone altamente professionali, capaci e che in qualche modo giustificano la speranza che ognuno di noi all'interno del nostro animo manifesta. E quindi l'ulteriore speranza è quella di poterci ritrovare e magari ascoltare quel qualcosina in più come abbiamo potuto oggi sentire rispetto a 2 anni fa. Grazie comunque delle relazioni che sono sicuramente... Allora, se qualcuno vuole ha qualche domanda da... Ecco, io volevo fare una domanda, fare un nome, non un cognome, perché posso illustrarci, io dico Stamina. No, ma io le do la risposta politica per un semplice motivo, che non ho il tempo di... Non ho il tempo di occuparmi poi delle eventuali conseguenze legali che alcune persone che evidentemente hanno tempo da perdere, alcune, ho detto loro, sono bravissimi, e poi ti mette. Se lei fa un salto su internet, lei scoprirà che a nome di certi personaggi sono siti che fanno certi nomi. Io poi non so se sono loro o sono dei millantatori, quindi non mi permetto. Però io sono l'ultima cosa simpatica di ieri è un maiale che squarta i pazienti come maiali, quindi siamo ormai in un macello, e che lei non sa che io, secondo questi personaggi, chiedo ai pazienti che vogliono fare la terapia compassionevole 50.000 euro sotto banco. Allora, evidentemente si stavano guardando allo specchio. Io, guarda, sono di una tranquillità. La mia mamma mi ha insegnato che se faccio una roba così non dormo, ma non per dare tre, non dormo per i prossimi 30 anni. Però questo è quello che si è creato in questo ambiente grazie anche a questa situazione con Stamina, con sto dicendo il problema sollevato, sia ben chiaro, le cliniche di Hong Kong dove si viene detto e ce lo fanno vedere in televisione che i pazienti vanno e tornano che stanno meglio. Guarda, posso garantire che non c'è, io qua è venuto, no, non era qua a Bologna, non so più neanche dove sono, era venuto Wang ai suoi tempi per una cosa, si è andati a vedere, faceva vedere dei dati clinici e posso garantire che un'onda elettrofisiologica che veniva passata come un miglioramento del paziente era in realtà frequenza cardiaca. Allora, quando noi ci troviamo in un dibattito che ha perso gli elementi fondanti del dibattito, cioè la possibilità di osservare il fenomeno, la riproducibilità del fenomeno, la chiarezza sui protocolli applicati, ci viene spesso detto che questi protocolli non sono disponibili per dire questione dei brevetti, che cosa vuole che le dica? Io non posso discutere del niente, mi fate vedere qualcosa su cui discutere e io discuto. La battuta è semplice, a me se chiedono i protocolli utilizzati in una sperimentazione sull'allarme li chiedono, vanno sul sito dell'ISS, sono pubblici. Quella tecnica lì mi fu offerta nel 96, ho testimoni, li posso portare anche in tribunale se mi ci portano, 600-700 mila dollari americani nel 96 per darla a una società di biotecnologie che oggi cerca, non usando la tecnica, di fare lo stesso tipo di lavoro che facciamo noi. Ho rifiutato, secondo lei devo chiedere 50 mila euro, forse si è confuso, pensava che ci fossero i saldi in quel momento, quello che ha scritto quella roba lì.
Allora, non è possibile, io quello che sono disaccordo su questa situazione è che magari fosse così, magari si curano 126 malattie con una fialetta fatta in un certo modo, mi fai vedere come la fai, mi fai vedere i risultati, io te lo faccio fare, l'ho fatto io, agli altri non va bene? Allora, il grande vecchio, la grande persecuzione che blocca lo sviluppo delle sperimentazioni per gli interessi delle multinazionali, vuol dire non capire nemmeno come funziona il sistema. Non so chi faccia queste affermazioni, glielo spiego io perché io il sistema lo conosco. Brevetto, così vi chiarisco le cose. Se tu hai un brevetto, è la cosa che in assoluto ti mette in condizione di rivelare il tuo metodo, non di tenerlo nascosto, per due motivi. Perché il brevetto vale 18 mesi e poi è pubblico. Se te lo danno, cioè se te lo riconoscono, tutto quello che è stato fatto prima ti devono pagare. Ok? Se non te lo riconoscono, non hai perso niente perché non era tuo. Quindi, dire io ho un brevetto e non voglio far vedere il metodo con un brevetto è una contraddizione in termini, cioè proprio non ha senso come affermazione. Le sperimentazioni si possono fare, ve l'ho dimostrato, richiede lavoro, richiede documentazione. Una vera obiezione, una cosa che vedo positiva emergere da questo dibattito è questa, che comunque ha avuto il merito di portare all'attenzione delle persone il problema della sperimentazione. La legge che c'è è buona, guarda, non fa schifo, è buona. Ci sono degli aspetti idiosincratici particolari che si possono correggere. Si correggono facendo vedere quello che si fa. Però tu non mi puoi venire a dire io curo 126 malattie, e mi fai vedere una, e mi fai vedere come fai, e mi fai un favore, solo un favore chiedo, che se lo fai, il metodo è tuo, guarda, a me dici del metodo di Stamina, a me frega niente, se lei sapesse com'è complicato coltivare le cellule umane cerebrali che sono le più maledette da Dio e dagli uomini, si figuri se io vado a rubargli il metodo, allora fatemi ridere. Ma me lo vuoi fare almeno secondo i criteri della GMP, cioè che non ti faccia un trapianto di prioni o di impepata di cozze, adesso sto diventando colloquiale. Non si riesce neanche ad avere questo. Allora, noi adesso ci troviamo in una situazione in cui io non posso nemmeno più parlare, me ne frego, vado avanti a parlare, finché qualcuno mi aspetta fuori, spero che non mi spari qualcuno, io sono anche molto preoccupato, perché ho ricevuto anche delle minacce, in una situazione in cui qualcuno, non necessariamente stagna, non dico stagna, uno si alza e dice io ho la cura per queste cose qui, e c'è il grande vecchio che invece vuole impedire di sviluppare queste cose. Il grande vecchio sono le grandi multinazionali, non fanno così le multinazionali, sai cosa fanno? Aspettano che quello che sta facendo la cosa dimostri che funziona, lo comprano, gli costa un milionesimo delle spese di ricerca. Quindi non c'entra neanche, non c'è nessun grande vecchio e noi non siamo asserviti da nessuno. È semplicemente che c'è creato questa situazione in cui adesso qualcuno dice ci sono le cure, poverini che le vogliono far usare, io ce l'ho ma non ve le faccio vedere perché? Perché devo proteggere il mio interesse economico e un brevetto, non ho capito, c'è qualcosa che non funziona. Poi ti spiego che no, non è così perché io adesso lo faccio vedere tutto, non c'è una dimostrazione oggettiva, perché il paziente che riporta il miglioramento, l'effetto placebo o nocebo sono noti all'uomo dalla storia dell'umanità, è per questo che esistono questi metodi, ti riporta quello che lui crede di vedere, lo fa in totale onestà intellettuale, ma se è così evidente è anche facilmente riproducibile e non hai paura del trial clinico, perché se è così evidente è uno snap. E invece questo non si riesce a avere, però tu non ti puoi più alzare a dire niente, dire guarda scusate ho paura che mi ammazzate i pazienti, perché ti ritrovi le iene sotto casa, ti ritrovi quelli che ti minacciano, perché io ho il telefono pieno, mi hanno anche accatto, quindi ci ha interferito con la mia email settimana scorsa, mi hanno bloccato l'account di Bicocca, non riuscivo più neanche a scrivere fra l'altro, e tu non puoi più parlare perché c'è qualcuno che dice che tu fai male ai pazienti. Ma guarda che lei deve leggere quello scritto su di me, eh? Questo porco che pensava di farsi leggere al Parlamento Europeo e che va in giro con gli aerei solo per suo beneficio, va in giro con gli aerei e lascia la mia famiglia da sola, io cretino. Questo penso che sia una situazione, ma non penso male di Stalin, penso male della situazione. C'è il vantaggio di aver fatto emergere un bubone che è quello, non tanto neanche della regolamentazione, perché ripeto, una buona regolamentazione può essere migliorata, ma del fatto che non si investe assolutamente in questo settore, che far approvare un trial i tempi sono eccessivamente lunghi ancora oggi, si fa molta fatica, ma sono eccessivamente lunghi per alcuni aspetti della regolamentazione che stanno cambiando. Ci sono eccessivi comitati etici, ce ne vuole uno, non 200.000, non è possibile avere tutti questi comitati etici, quindi anche questo va migliorato, ma soprattutto non c'è interesse da parte della società e delle istituzioni ad avviare un approccio serio a far sì che le sperimentazioni vengano aumentate in numero. Ci sono iniziative individuali come quelle del Centro Nazionale Trapianti, come quelle dell'AIFA, dell'ISS, che cercano di aiutare. Guarda, vuoi sapere una cosa? A noi hanno fatto seguire tutte le regole fino in fondo, ma nessuno ha mai cercato
di metterci bastoni tra le ruote a livello di istituzioni, ma la società è stata estremamente gentile e professionale. Basta sfruttare questo, però bisogna metterci tutti insieme e cominciare a dire: bene, non facciamo una di sperimentazione, ne facciamo 500, apriamo un centro strutturato, mettiamo delle nuove regole, mettiamo dei supervisor. Questo mi viene da dirle. Io su quello che mi ha chiesto lei non posso discutere, perché non ho niente su cui discutere. A me, persona che mi dice: io curo 126 malattie con una cellula, prima di tutto mi dà il senso del miracolo. Se così fosse, ben lieto, guarda, cambio lavoro, faccio un bellissimo lavoro sui tumori di cui non ho mai parlato, però vuoi far vedere un miracolo a questo punto? No, vabbè, scanso di più, ci sono la colonna, quindi... No, ma non ce l'ho con lei, no, scusa, è per il mio modo di parlare, ma... No, ma le ho fatto una domanda che... perché penso che sia di attualità e che... Ha fatto benissimo, così l'abbiamo. Perché so che, nonostante tutto, la risposta non fosse la... nel quale vanno più volte di media, perché... molti media hanno dato risalto a questa, poi delle distorsioni spaventose, no? Hanno quasi enfatizzato questo. Io non ci credo assolutamente, faccio parte di coloro che sono molto ma molto scettici. È una delle sfere dell'attività umana, l'hanno cavalcata in tanti da tanti anni questa vicenda, però anche l'altra parte. In tanti salotti televisivi balconi che assomigliano un po' anche a... Io lì non critico perché non voglio entrarci, disponibile a un incontro pubblico con lui davanti, però sapere una cosa, l'incontro si fa su base scientifica e io non mollo mai su ogni singolo elemento che discuto. Io l'ho visto, parecchi salotti televisivi, per questo l'ho posto un quesito che mi sembrava di attualità. Sì, io non lo so. Io che sono stufo di sentirmi chiamare maiale, che ho perso 30 kg e ancora maiale. Maialino, dai. Credo siamo in fase di conclusione, penso di interpretare un po' il sentimento di tutti nel ringraziare il professor Pesco e il professor Gelain della presentazione del lavoro e della loro presenza qui oggi, che è estremamente significativa. Rinnovo l'invito, magari fra un anno e mezzo, fra due anni, quello che sarà, per eventualmente riaggiornarci un po' sui progressi delle sperimentazioni e speriamo che il muro di gomma magari in qualche maniera diventi quel muro di cemento che però ci ha la possibilità con un martello, un solito martello. La stamina ha comunque smosso le acque, ha avuto questo pregio di smuovere le acque, c'è più attenzione, questa è una cosa importante, che non credo fosse l'originale. Sì. Bene, grazie a tutti voi di essere intervenuti. Dato conclusivo a Leonardo. Non so se ci sta, non so se è comodo a portare. Facciamo una foto di questo per favore. Presidente, sì. Un solo sono stati spinti.